paesaggio innevato, per cui già questo primo aspetto ne sottolinea la particolare definizione invernale, la stagione quella delle nevi, e andiamo con questa tela che misura 60x76 nella cerchia del pittore Francesco Foschi, un pittore specializzato proprio in paesaggi innevati, pittore anconetano che viaggiò e trascorse gran parte della propria vita a Roma, dove entrò in contatto con le grandi committenze nobiliare, dove abitava, pensate, tra l'altro in un terzo piano nella casa di Piazza di Spagna. Ma quel che più ci interessa notare sono i suoi rapporti con il maestro Francesco Mancini. I suoi modelli di riferimenti furono quelli del bolognese Guido Reni, il conterraneo Carlo Maratta e il romano Ciro Ferri. Quadro molto interessante per l'utilizzo innanzitutto di una luce calda, lo vedete, che riverbera sulla neve, che in quel ponte raggiunge dei livelli di altissima qualità, non solo pittorica, ma oserei dire poetica. La rappresentazione del paesaggio si ferma ad osservare questa carovana di asini che procede verso lo spettatore, dando il senso della profondità allo spazio, dove sullo sfondo abbiamo il classico omaggio alla classicità romana con questi ruderi ormai ricordo di ciò che fu probabilmente castello, un palazzo, nei quali la vegetazione si è inerpicata e anch'essi innevati. Lo vedete, il profilo dei muri, delle spesse mura di questi palazzi hanno tutto il segno e il senso della nevicata che si è da poco conclusa. È un dipinto interessante, tra l'altro opere di Foschi si trovano in diversi musei come il Thyssen-Bornemisza a Madrid o la stessa Pinacoteca Civica di Ancona. Guardino anche quanto interessante, oltre al personaggio abbardato con questo sorta di colbacco per proteggersi dal freddo, anche gli asini, vedete, portano sui loro dorsi delle ceste, delle gerle e vengono coperte per appunto proteggerli dalla nevicata. Poi abbiamo, è davvero un'immagine della campagna intorno a Roma. Ecco, se ti fermi qui, io direi che questo dettaglio è una meraviglia. Rendere la stessa essenza dell'aria, quella brezza invernale che passa lungo il percorso di questo fiume ghiacciato. Guardate questo arbusto in primo piano, dà il senso della tridimensionalità della luce. È un quadro calibratissimo, amici. Quadro che a 5.500 euro consiglio a tutti voi, qualora soprattutto non possediate in collezione un dipinto, un paesaggio raffigurante una nevicata. Vi garantisco, nel XVIII secolo sono molto, molte rare queste rappresentazioni paesaggistiche. Noi abbiamo l'opportunità di presentarvene una, tra l'altro conservata molto bene, lo vedete, in questa tela che è poi incorniciata con un modello in oro e intagliata.